Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi per parlare di Italia-Francia, dell'infortunio di Çalhanoğlu, perché ci sono novità sui tempi di recupero, almeno quelli che ci dice il giornale, e di mercato, perché si preannuncia un gennaio abbastanza bollente. Partiamo dalla nazionale. Ieri sera non ho fatto il solito video post partita, sono andato a vedere la partita allo stadio. Le ultime due volte che ero andato a vedere la nazionale aveva vinto, ahimè questa volta purtroppo non è successo. Voglio partire da una cosa bella che mi ha veramente colpito, mi è veramente piaciuta un sacco. Ieri San Siro pieno per la nazionale, e purtroppo non è scontato dappertutto. Mi ricordo l'ultima partita che l'Italia aveva giocato in casa con Israele a Udine, c'erano meno di 10.000 persone, stadio mezzo vuoto. Poi, per carità, partita sicuramente non di cartello come un'Italia-Francia, però certe partite magari andiamo a giocarle in città o in stadi dove magari ci può essere un po' più di amore verso la nazionale, o soprattutto dove magari la nazionale manca da più tempo, e allora magari riempi, no? Cioè, mi viene in mente, se Italia-Israele invece di farla Udine la facevi a Cesena, per dire, facevi 20-25.000 persone, come ridere, riempivi lo stadio. Apro e chiudo parentesi. Ieri la cosa bella è stata che c'erano tantissimi bambini, ma tantissimi bambini, famiglie, bambini, genitori coi bambini, bambini coi bambini, bambine coi bambini, bambini con le bambine, pieno, pieno. Veramente bello, bello, bello. Li sentivi quando facevano il coro Italia, Italia, che era un coro di voci di bambini più che altro. Ma è stato veramente molto bello vedere così tanti bambini allo stadio. Molto, molto bello. La partita, diciamo che ci riporta un po' coi piedi per terra. Nel senso che l'Italia resta comunque una squadra in crescita. Ha fatto passi da gigante dall'europeo a oggi, poteva solo migliorare, questo diciamolo, però ieri si è vista in campo una squadra più forte. Io nell'ultimo video dopo il Belgio avevo detto l'Italia è una squadra forte, sono ancora convinto che sia una squadra forte, poi però nel mondo ci sono quelle 6-7 nazionali che sono nettamente più forti, la Francia è una di queste, la Francia, la Spagna, probabilmente l'Inghilterra, l'Argentina, forse anche la Germania. Ci sono delle squadre che sono nettamente più forti e che quando hanno voglia di fare così col gas, lo vedi, lo vedi. Io ieri, guardando la Francia, mi sono detto, ma questi come hanno fatto a pareggiare tre giorni fa in casa 0-0 con l'Israele, e B, come hanno fatto a perdere con l'Italia al Parco dei Principi. Poi l'Italia, essendo una squadra forte, se becca la serata giusta come quella lì al Parco dei Principi e magari becca la Francia di turno che è un po' svagata, l'Italia è anche capace di farti l'impresa. Però ieri la Francia era spalle al muro, criticata in tutta la nazione, dopo il pareggio 0-0 con Israele, era spalle al muro, aveva solo un risultato per arrivare prima, ovvero vincere con due gol di scarto, e l'ha fatto, punto. Poi l'ha fatto con tre gol da tre palle inattive, ma l'ha fatto. Io veramente vedevo la Francia, la Francia è partita che mi sembrava l'Inter in campionato, nei derby dell'anno scorso, è partita aggredendoci, ci ha subito schiacciato, hanno trovato questo gol di testa, io Vicario, poi voglio vedere anche i voti della Gazzetta, ma Vicario l'ho capito e non l'ho capito in un paio di gol. Poi hanno fatto il 2-0, l'Italia ha fatto bene gli ultimi 20 minuti nel primo tempo, però la Francia quando è tornata in campo nel secondo tempo si vede che si è visto che nello spogliatoio si sono parlati, si sono rimessi a posto, si saranno detti ricominciamo come abbiamo iniziato. Hanno ricominciato come avevano iniziato, col gas così. L'Italia era sempre lì che faceva questo giro palla e andava a sbattere nel muro di gomma della Francia a centrocampo. Arrivavamo al massimo nella tre quarti. E poi una cosa che, se la noti dal vivo, da vicino, è impressionante. Loro ragazzi sono tutti delle bestie giganti, sono dei tori. Il loro centrocampo contro il nostro, proprio già fisicamente,
C'è una sproporzione incredibile. Io ero praticamente a bordo campo. Vedere le partite da bordo campo, da una parte è bello perché vedi i giocatori lì vicino, magari senti proprio anche quando urlano e si dicono le cose. Dall'altra magari perdi un po' la prospettiva del gioco, quindi magari ti perdi proprio il gioco perché sei troppo basso, sei. Però lì da bordo campo ho notato, cioè si vede in maniera impressionante che il nostro centrocampo, Frattesi, Barella, Tonali, confronto a Rabiot che sembra un gigante, Gaudenzino della Lazio e quell'altro, non mi ricordo come si chiama. Cazzo, c'è una sproporzione a livello fisico proprio gigante. L'unico piccolino che hanno loro è Digne, che ha fatto un gol della Madonna. E vabbè, la partita si è messa subito in salita, che loro hanno fatto l'1-0 dopo un minuto. Noi c'è venuta la frenesia, c'è venuta la fretta. E la fretta è cattiva consigliera, però devo dire la verità, la Francia stava in campo meglio. Ci chiudeva tutti gli spazi, non riuscivamo a passare da nessuna parte. Avevo Di Marco dalla mia parte lì a bordo campo nel primo tempo, si è incazzato alcune volte con i suoi compagni perché giocavamo sempre a destra. Infatti l'unica volta, una delle uniche 2 o 3 volte che abbiamo giocato a sinistra, è andato in fondo, ha fatto il cross, ha fatto gol, abbiamo fatto gol. Cioè si sbracciava, era là che faceva... E cazzo, giocavano sempre a destra, giocavano. Poi per il resto, adesso guardando un po' la gazzetta, voglio capire anche le prestazioni di Vicario e Buongiorno, perché Vicario in un paio di uscite, Buongiorno su un paio di marcature non mi sono molto piaciuti. Gazzetta dello Sport, Sinner clamoroso, vince tutto, vince, bravo Sinner, tennis, 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 stamattina ci saranno 200 pagine di tennis, e che te devo dire? Tennis, 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 tennis. Oh, Italia. Italia no, addio al primo posto, 2 gol di Rabiot, sorpasso Francia, quarti in salita per gli azzurri. 68.000 spettatori a San Siro, come vi avevo detto l'altro giorno, quasi il tutto esaurito, avevano venduto 65.000 biglietti un paio di giorni fa. Insomma, Milano ha risposto veramente molto bene. Deschamps a San Siro vince 3-1, conquista il girone per la differenza reti, brutto passo indietro per la nazionale, ora Spagna, Portogallo o Germania. Ecco, diciamo che Spagna è una squadra nettamente più forte dell'Italia, come la Francia. Portogallo e Germania te la potresti forse giocare, ma serve proprio l'Italia migliore. Da salvare c'è la reazione sullo 0-2 francese con l'azione della nostra rete, cross di Di Marco per Cambiaso. Tutti e 3 i gol francesi arrivano da calcio piazzato come Israele e Belgio, non è più un caso. Quindi troppi gol prende l'Italia da calcio piazzato. Non lo so qui se ci sono delle disposizioni dell'allenatore nelle marcature che non funzionano o se è distrazione dei nostri giocatori, però cominciano ad essere un po' troppi i gol che arrivano da scontro diretto. Scontri diretti, gli azzurri ancora avanti. Italia e Francia, 41 partite, 19 vittorie dell'Italia, 12 della Francia, 10 pareggi. Insomma, c'è questo dato che fa sorridere, ma insomma, parzialmente. Voglio vedere i voti. Italia 5, la controfigura di pareggi, partita persa in mezzo con troppa frenesia e imprecisioni. Francia 7, superiore in tutto, a cominciare dal confronto fisico, che è quello che, di cui vi parlavo prima. E fa correre a vuoto l'Italia. Migliore in campo Di Marco 6,5. Koundé la mette sul fisico, patisce poi se ne frega e lo frega in velocità per l'assist di Cambiaso, il peggiore Vicario 5. Infatti io ragazzi, come vi dicevo, dalla mia prospettiva dello stadio, allora ho visto che il secondo gol è una punizione della Madonna, dove è anche un po' sfortunato, però il primo e il terzo gol a me non mi sembra che mi ha dato l'impressione che potesse fare qualcosina di più. E infatti, insomma, se gli danno 5 vuol dire che io, come al solito, mi dimentico sempre di accendere la luce, poi mi ricordo dopo. Vediamo cosa dicono di Vicario. Sfortuna sul 2-0, nessuna colpa grave, ma semina dubbi. Non convince sull'1-0, anche se c'è molto traffico, e sul 3-1, e anche sul 3-1. Ah, vabbè, insomma, le cose che dallo stadio mi era sembrato di vedere.
Le pagelle di Lorenzo 6, buongiorno 5 e mezzo, preso in mezzo sul gol di Rabiot che salta sul suo ritardo nel gioco delle marcature, sconfitta, pare meno solido del solito. E vabbè, insomma, 5 e mezzo. Bastoni 6, Cambiaso 6, Frattesi ieri non mi è piaciuto. Cazzo, Frattesi ieri correva, 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 non la prendeva mai. Avrà fatto 150 km, non la prendeva mai. Locatelli anche... Infatti ha preso 5, Tonali 5,5, Barella 6, infatti vedete il nostro centrocampo, Frattesi 5, Locatelli 5, Tonali 5,5, Barella 6, Retegui 5, gli avrei dato anche 4,5, è vero che gli arrivano pochi palloni, ma ieri proprio mi sembrava Arnautovic, mi sembrava. Rovella 6,5, Ken 6, 5,5, Raspadori. Rabiot 7,5, cazzo Rabiot che bel giocatore, oh. Mamma mia, che bel giocatore. Pensare che è andato a finire all'Olympique Marsiglia. C'ha fisico, c'ha tecnica, c'ha corsa. Porca troia. Secondo me a Torino lo rimpiangerà qualcuno. Venendo agli italiani, Magnana ha preso 7 e Thuram ha preso 6,5. Ah, Pavard senza voto. È entrato anche Pavard gli ultimi 5-10 minuti. Gaudenzino ha preso 6, bel giocatore anche Gaudenzino, eh. Io gli avrei dato anche un po' più di 6, gli avrei dato 6 e mezzo. Spalletti rilancia, ha preso gol subito e si è fatta dura, daremo spallate, ci toccherà una tra Germania, Portogallo e Spagna, avanti decisi, restiamo comunque sulla strada giusta, io ho visto molte cose fatte in modo corretto. Il CT trova il punto dolente degli azzurri, siamo stati poco puliti a centrocampo. I calci piazzati ora sono un problema, nelle ultime 4 partite 6 reti subite. Prima delle 3 di ieri sono arrivate le 2 del Belgio a Roma e quelle di Israele a Udine. Quindi problema calci piazzati per l'Italia. In mezzo abbiamo sofferto, Locatelli e Frattesi in affanno, si salva Barella, ripartiamo, una sconfitta crea dispiacere, ma dopo l'Europeo abbiamo ricominciato da una situazione peggiore. La Francia ci ha rispettato. È un passo in avanti. La rivincita di Deschamps, nessuno mi fa perdere la calma, il tecnico, quel che si dice fuori dagli spogliatoi non conta nulla. Magnan faremo grandi cose. L'Inghilterra valanga sull'Irlanda, 5-0, Inghilterra valanga, promozione addio, i Tre Leoni tornano in A. Assegno 5 giocatori diversi, spicca Bellingham con 2 assist e il rigore procurato. Andiamo un po' di calciomercato. La carta per Skriniar. PSG su Fagioli. La Juve ci pensa, può essere l'asso per il difensore? Mi viene da dire, ma come? Ma Fagioli non era il futuro, il gioiellino su cui puntare a centrocampo, il futuro della Juve qui e là, e adesso lo vogliono dare via per Skriniar? Giuntoli potrebbe sacrificare il centrocampista per arrivare al centrale che vorrebbe evitare il prestito di 6 mesi. Douglas Luiz è in dubbio col Milan. Tornando a Fagioli, Nicolò valutato 25 milioni, con quei soldi si può pensare a un prestito con diritto per Skriniar. Fagioli di qua, Fagioli di là, Fagioli di su, Fagioli di giù, poi adesso il Vodevia. Bah, vabbè. Arti marziali e golf, ecco Rowi, l'idea mancina di Motta, lo svedese regala assist con l'Under 21, il tecnico lo vede bene, per sostituire Cabal. Andando in casa Inter, veniamo ai problemi di casa Inter. Çalhanoğlu, quando torni, l'infortunio preoccupa, l'Inter lo aspetta, niente Verona e Lipsia, puntini, puntini, puntini. Escluse gravi lesioni, Akan è fermo ma resta con la Turchia. Il club vuole esami supplementari, la testa è alla Champions. Adesso io devo capire una cosa, scusa, ve l'abbiamo dato. Ce l'avete rotto. Ma perché dovete rompere i coglioni che ve lo dovete tenere? Ma rimandatelo indietro così almeno lo guardano i nostri dottori, sta qua. No, la da ste là, la da ste. Dio, poi io non posso bestemmiare nei video perché non va bene, però... Il regista è cruciale nei piani di Inzaghi per blindare gli ottavi di Coppa e dedicarsi a inizio 2025 alla corsa a scudetto. Adesso facciamo finta che Çalhanoğlu
salta Verona e Lipsia, come qui ipotizzano. Va bene, non sono due gare sulla carta proibitive, però non sono neanche due gare da sottovalutare. Abbiamo visto che l'Inter con Calhanoglu è una roba e l'Inter senza Calhanoglu fa più fatica. Quindi io immagino che il Verona, come sempre, come fanno sempre le squadre che si devono salvare quando incontrano l'Inter, la Juve, il Milan, faranno la partita della vita. Quindi non mi immagino assolutamente di andare a passeggiare a Verona perché questi faranno la partita della vita. Preferivo andarci con Calhanoglu. In Champions League siamo messi bene, giochiamo in casa con Lipsia che non è che stia facendo sfracelli, però vabbè, magari quella con Lipsia forse Calhanoglu l'avrebbe saltata. Una delle due, diciamo che fra Verona e Lipsia forse l'avrebbe saltata per turnover. Però santa Madonna. Quindi adesso se dovesse mancare Calhanoglu, Aslani ora serve il decollo o avanti con Barella Zielinski. L'albanese è il vice naturale di Akan, ma finora deluso. Inzaghi ha già riadattato le due mezze ali come registi. Quindi adesso che Aslani sta bene, non ci sono più scuse di infortuni. Vedremo se il mister crede veramente su di lui e nel caso dovesse mancare Calhanoglu giocherà Aslan in mezzo oppure se riadatterà Zielinski o Barella in cabina di regia. Oggi la ripresa, Arna e sei nazionali al lavoro domani, quindi piano piano rientreranno anche i nazionali. Fonseca cambia ancora, cic cic la chiave per un Milan più coperto. Il diavolo subisce troppi gol e con la Juve serve fisicità. Con la mediana 3 l'inglese fa la mezzala con Fofana e Reinders. Quindi un rilancio di Loftus-Cheek contro la Juventus. Oggi la ripresa Milanello. Gabbia cerca il rientro dal primo minuto. Variazioni d'attacco. Cambierebbe anche la disposizione davanti con Morata punta e Pulisic esterno destro. Quindi cambiamenti in vista della Juve. Presenza allo stadio San Siro da mezzo milione e per sabato è già tutto esaurito. Quindi grande risposta sempre a San Siro dei tifosi. Anguissà 2028, rinnovo sicuro, mediana blindata, Napoli nel futuro. Il club e Frank sono pronti a prolungare a 3 milioni l'anno. Il centrocampo ora è solido. Ci sono altri giocatori del Napoli scadenza di contratto, però intanto Anguissa rinnova. Lobotka ha rinnovato a marzo 2023 fino al 2027. McTominay è appena arrivato, così come Gilmour e Folorunshio, quindi il centrocampo del Napoli è coperto per il futuro. Bergamo alta ed è aggressiva, nasce lassù l'Atalanta intensa di Gasperini. Secondo uno studio, sulla Serie A i bergamaschi sono secondi soltanto all'Inter. Esterni e linea difensiva alzati per organizzare il recupero palla e costruire l'azione. A me dell'Atalanta sbatte Kjaer. Ranieri e i senatori per rialzare la Roma. Sir Claudio si affida alla vecchia guardia. A Napoli Mancini, Pellegrini, Cristante e Shaarawy opzione in corsa. Il sogno di Baroni, la trappola per Italiano, può dare la vetta. La Lazio crede nel primato dopo 4 anni. Il tecnico studia il Bologna e aspetta che Ranieri freni il Milan. Castigliano si aggregherà venerdì. Tutto ok per Dia, torna a Roma domani e si allena a Formello. Quindi Dia non aveva la malaria, per fortuna bene, però Dia ogni volta che va in Africa c'è sempre qualcosa che ci deve stare qualche giorno in più. A pensar male si fa peccato, ma delle volte ci si becca. Basta, vediamo che cosa dice il Corriere dello Sport. Anche qui, Sinner, 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 bravo Sinner, grande Sinner. Sinner fantastico. Tennis, 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 Italia. All'ultimo secondi, come a Parigi avvio shock, Rabiot sblocca dopo 2 minuti, poi Digne su punizione provoca l'autorete di Vicario. La riapriamo con Cambiaso, ma l'ex Juventino ci punisce ancora di testa. È il gol che vale la vetta. E vabbè, purtroppo ragazzi, il girone di Nations League si chiude con la prima sconfitta.
i francesi ci restituiscono il treno dell'andata e sono prima ai quarti. Non saremo testa di serie. Luciano, noi frenetici, ma il buono rimane. Prendere il gol all'inizio ci ha tolto tranquillità per la voglia di ribaltare. Peccato, il bilancio resta positivo. Il migliore dell'Italia e della Francia è Rabiot 8, Vicario qui si prende addirittura 4,5. Quindi a me sinceramente mi sembrava dallo stadio che qualche cagatina l'avesse fatta. Vicario, ripassare il capitolo palloni alti, gol su angolo contro Israele, pur con l'attenuante dell'uomo addosso, gol nell'area di porta ieri sera, anche l'autorete su punizione di Digne, la maglia della nazionale sembra criptonite. Dice Di Marco, troppi gol su calci piazzati, Cambiaso dispiace per il risultato, la prestazione c'è. Barella ci prova, Coné è ovunque, il capitano azzurro non si è risparmiato, però il giallorosso ha creato un muro. Il piano Juve, 4 colpi in canna per gennaio, Giuntoli già al lavoro sotto traccia per potenziare il gruppo di Motta. Il vice Vlahovic, Lucca o Beto le idee, uno o due difensori e un centrocampista di gamba, se esce una mezzala, tra parentesi Fagioli, anche qui mettono in dubbio Fagioli, la permanenza di Fagioli, difficile età, attorno al quale si muove un'asta internazionale, Fagioli ora sta giocando meno, una situazione da monitorare. Douglas il meglio deve ancora venire, prima ha dovuto ambientarsi, poi c'è stato il guaio muscolare, il brasiliano vuole rimanere per giocare tutte le chance e la Juve intende aspettarlo. Tutto fa pensare che il Milan sarà al suo che con il Milan sarà al suo posto. Le certezze del trasformista, Anguissa, Di Lorenzo e Rachmani sempre in campo e mai sostituiti, anche McTominay, Rom, Kvaratskhelia e Politano collezionano partite. Ovviamente siamo in casa Napoli, il Napoli è capace di cambiare assetto tattico a seconda delle esigenze pur conservando la sua identità. Conte ha creato una squadra camaleonte con un gruppo di giocatori che sono la base. Domani la ripresa anche con Lukaku, quindi si era parlato di un'infiammazione al ginocchio, vedremo, situazione da monitorare. Napoli da scudetto con Buongiorno e McTominay, dice Giuseppe Bruscolotti in un'intervista all'ex capitano. Questa squadra fa sul serio per il titolo e Conte è un valore aggiunto, visto Kvara San Siro si sacrificano tutti. Sarà una bella sfida con la Roma di Ranieri. Simeone e Neres, i primi cambi, Ngonge in rampa nell'ultimo mese. Roma largo Argentina, tre uomini e una garra, la gioia al centro del progetto di Sir Claudio che vuole anche riuscire a far brillare l'ex Juve. Il Boca su Leo, ma la bombonera può attendere. Leo ovviamente qua fanno riferimento a Paredes. Mati e Paolo al top, garanzia Roma, Sulè fortissimo, Dybala una certezza, risolleveranno questa Roma insieme al tecnico. Sono l'uomo del destino con i gol negli addii storici. Questa è l'intervista a Diego Perotti, si racconta in esclusiva a due mesi dal suo addio e c'è una bella intervista a Diego Perotti. Milan un piano per Bennacer, Fonseca conta di poterlo riavere a disposizione il mediano per fine gennaio. Il club intanto sonda il mercato, Belaian e Cardoso i nomi caldi. Si avvicina il ritorno dell'Algeria, insomma si avvicina, stiamo parlando comunque di fine gennaio. Gabbia spinge, Teo dà garanzie, vogliono la Juve. Çalhanoğlu allerta Inter, Çalhanoğlu va protetto, il centrocampista impegnato con la Turchia ha accusato un problema all'adduttore. Il club nerazzurro aspetta il suo rientro alla Pinettina per nuovi accertamenti. Il CT Montella non lo libera, attenuando così l'allarme. Inzaghi potrebbe rinunciare ad Akan contro il Verona pensando all'Ipsia. Olanda o Inter, Dumfries, Croce e Delizia. Terza partita in nazionale, l'esterno continua ad alternare episodi positivi e sviste in attesa del rinnovo. Questo rinnovo che deve sempre essere annunciato, non viene mai annunciato, è sempre lì, è pronto, non è pronto.
e anche il nazionale parkour. Django ragazzi, croce delizia, come lo chiamo io anche nelle pagelle. Una buona e una cattiva, una buona e una cattiva. Dalla metà campo in su è sempre molto convincente, dalla metà campo in giù mica tanto. Svolta Lazio, riecco di A, oggi sarà in Italia, ieri il via libera dal Senegal, nota dei biancocelesti, ci sarà alla ripresa degli allenamenti. De Gea la viola raddoppia, le sue parate salvano la porta, ma fa anche assist, resterà fino al 2026. A parametro zero, guardate che portiere che si è presa la Fiorentina. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram. Clic, 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 like alla pagina Facebook, clic, 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 e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!